Eccoci, no, spettatori della seconda, questa giornata sfidano il Marotta Team. Cosa ne pensate di questa partita, ragazzi? Siamo molto fiduciosi per questa partita. Quest'anno puntiamo alla vittoria. Quanti gol promettete di fare? Quanti vogliamo fare oggi? L'importante è vincere. L'importante è vincere. Ok, tedeschi, quanti gol ci fai? Tedeschi, scusate. Quanti gol faccio uno? Ne fatti uno? Vuoi portare avanti la tua squadra? Eh sì. Ok, ragazzi, buona fortuna. Grazie. Eccoci nello spiegatoio del Marotta Team. Abbiamo inquadrato il capitano. Cosa fai in questa partita, Pietro? No, sono senza stampa, ma parlo con qualcun altro. Perché? Cosa hai fatto? No, non lo posso dire. Non lo puoi dire, Napoleone? Per me cosa facciamo in questa partita? Sì. Speriamo di vincerla. Guarda Cicchialito. Cicchialito, sei tu Cicchialito? No, ecco, lo diverti. Devita, quanti voi ci vuoi fare oggi? Tre. È il minimo indispensabile, lui si sottovaluta sempre, poi ne farà pure qualcuno di più, può essere. Può essere che non guarda proprio a porto, però può essere che te ne fa 4 o 5. Pietro è bellissimo. Marotta non ne farà neanche uno, questo è sicuro. Poi va a fare da visto un giorno a Marotta. Vino! Quanti palli farai nella partita? Sicuramente uno dei migliori in campo, chiuderà tutte le palle, sicuro. Siamo lasciando contro i morti, questo lo devo dire. Eccoci nel primo tempo della partita, seconda A. Cavasso Amato United oppure Marotta Team. Napoleone di tacco, non trova la porta, messa a fondo, portiere rilancia lunga verso Marchese, stoppa male Pietro Marotta, viene fermato Vincenzo. Messa laterale, Vincenzo aggancia male, rimessa a fondo, anzi calcio d'angolo, Tedeschi in mezzo, il portiere anticipa tutti, De Vita si porta avanti per Pietro Marotta, tenta il tiro ma il portiere dice di no. Vai. Rimessa lunga per Marchese, forse è un po' troppo lunga, il Marchese non ci arriva. De Vita, ecco il capitano appena entrato in campo. Dai, stai zitto, se lo fanno veloce va bene, non ti lamentare. Mi chiama in casa il portiere Napoleone. Pietro Marotta con il suo base stop non riesce a controllare palla, messa laterale, il capitano, attenzione, Napoleone recupera palla. Laterale. De Vita per il portiere. Lancio lungo, ma trova il difensore che non fa passare palla. Napoleone meta. Appende. Meta. 7 punti. Pietro Marotta. Il portiere. Messa troppo lunga. Napoleone di testa. Non conclude niente. Attenzione, Napoleone Junior intercetta tutti. Il capitano Francesco supera, anzi no, Pietro Marotta lo firma. Pietro Marotta è troppo egoista. Aspetta un attimo, vai, cambia la luce. Non fa passare. Perdiamo, il Marotta Team vuole perdere tempo. Vai, gioca. Devo fare il tocco per la palla. Che state facendo? Il tocco per la palla. Stanno scherzando. Fabio, che fai? Cosa hai fatto? Scandalo al Maracanã. Scandalo. Dai, gioca. Mario. Per Francesco. Che si porta avanti. Supera Pietro Marotta. Palla laterale. Cammina Rico per Napoleone.
Ma come Salvatore? Salvatore, Salvatore. Salvatore Rico, non Carmine. Carmine, ok. Tedeschi. Per Francesco. Liscio. Pietro Marotta viene fermato. Marchese. Si porta, si accentra. Viene fermato da Pietro Marotta. Che porta palla. Con le sue finte. Perde pallone. Marchese prova il tiro. Napoleone. Lunga. Arriva a Rico, però non stoppa bene. Francesco cerca il tunnel, non ci riesce. Pietro con la sua pessima conclusione, chiudiamo qui il collegamento. Ben ritrovati in questo secondo tempo tra la squadra di Pietro Marotta, che tenta una rimonta. Attualmente la squadra di Pietro Marotta è sotto di un gol, ma non demorde. Cerca di dominare questo secondo tempo, ma concede anche qualche contropiede. Si rischia fallo laterale. Matteo Luce, attenzione il tiro, la parata del portiere che devia in angolo. Riparte l'azione, può andare Pietro Marotta che sbaglia tutto, un Pietro Marotta davvero pessimo, stupido in campo e fuori. Azione, prova ad andare, vince una serie di rimpalli, però Marotta non ce la fa proprio quest'oggi. Azione, prova del tiro! E c'è la rete. Ah no, scusate, ha dato l'illusione del gol, è rimessa dal fondo. Pietro Marotta urla. Pietro Marotta urlava al gol, incredibile. Fai un passo indietro, ancora rimessa dal fondo, un nervosissimo Marotta. Crossa al centro, ma la palla va fuori. Sarà calcio d'angolo dopo la deviazione. Ma batte l'attenzione, non la prende nessuno. Era un calcio d'angolo invitante. È stata. La ripartenza sbaglia tutto, intercetta. Ma la palla chiude dietro. Ma c'è il rinvio del portiere. Va a ripartire la squadra di Marotta. E lo fa proprio col suo capitano Pietro. Ottimo, ottima giocata, attenzione! Al centro potrebbe anche calciare, non lo fa. Temporeggiano troppo, giocano troppo. Sì, un cambio. Ma tatticamente non cambia nulla. Quando attenzione, c'è la rete! C'è la rete! Ha perso la marcatura. Gol ingenuo. Gol di Salvatore Arrigo. Adesso il risultato è di pareggio, 2-2. Una partita molto combattuta. Tira! Attenzione al tiro, miracolo del portiere! Dopo un rimpallo si è trovato a tu per tu. Ma il portiere ha chiuso tutto. Torna a ripartire, ora prova il destro. Ancora ribattuto. Marotta. Va controllata, la palla è ancora buona. Poi la ripartenza, attenzione, chiude bene la difesa. Sarà calcio d'angolo. Ottima occasione, attenzione, cross. Buona, fa buona guardia del portiere. Può ripartire, prova a inventare Marotta, ottima la chiusura del difensore. C'è la battuta, attenzione, a tuppetto col portiere. Traversa incredibile proprio nell'incrocio dopo la deviazione di un grandissimo portiere. Trova il tiro ancora. Ancora un cross, il portiere questa volta un po' incerto. Prova a far ripartire però la squadra. Può andare due della stessa squadra, si ostacolano, attenzione.
Prova ad andare Marotta, potrebbe anche darla. Ma no, attenzione! Prova incredibile numero di Marotta! Prova a ripartire una partita combattutissima, prova a tirare, attenzione, Marotta, tu per tu! Siede il portiere! E la sbaglia! Incredibile! Incredibile giocata di Pietro Marotta! Ha fatto tutto quanto è possibile e poi ha sbagliato la cosa più semplice. È come se ha fatto un quadro e non ha messo la firma. Calcio d'angolo, una partita combattutissima, davvero. Varrebbe la pena firmarla tutta, ma purtroppo dobbiamo fermarci qui. Per la tempistica, seguiamo soltanto questo calcio d'angolo. Attenzione, il tiro di Marotta non va deviato. Ripartire, seguiamo quest'ultima azione. Attenzione, a tu per tu, c'è l'uscita del Patrick Stamp, il cantante del Fallout Boy. Messo giù. Concludiamo qui, dopo il grande intervento di Patrick Stamp. Allora, siamo qui con il migliore in campo, Napoleone, una partita in salita, non avete iniziato benissimo, che ne pensi? No, siamo partiti, stiamo perdendo 2-0 il primo tempo, poi però il secondo tempo ci siamo ripresi, abbiamo ritrovato la gestibilità di pallone, il gol, e dal primo gol che abbiamo fatto ci siamo andati sempre più in salita, abbiamo vinto 6-2. Cosa ne pensi della tua squadra, in cosa può migliorare? Dobbiamo migliorare un po' sulla... Oggi in realtà non era proprio la squadra fissa, c'era qualcuno che non doveva essere. Però diciamo che abbiamo vinto, quindi significa che anche con dei ragazzi che non c'erano siamo riusciti a vincere, questo è un buon risultato. Grazie mille.